È stata presentata questa mattina nella sala stampa Archimede di Piazza Minerva a Siracusa la nuova app e il sistema di infomobilità del servizio di trasporto pubblico locale gestito da SAIS Autolinee. Una piccola rivoluzione ancora al primo step che dovrebbe contribuire ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici. E questo è un passaggio fondamentale, direi, per chi fa e si occupa di mobilità, avere un'app che possa dare in tempo reale i tempi di passaggio in fermata è il minimo, secondo me, che un cittadino oggi in chiave moderna deve attendersi a un servizio urbano. Al momento l'app servirà esclusivamente per conoscere gli orari di transito dei bus nelle singole fermate, ma non permetterà di pianificare un viaggio con cambi e orario di arrivo, funzioni che verranno attivate in futuro. In realtà per me è già una rivoluzione in atto il fatto di avere dei mezzi efficienti, nuovi, alcuni di essi sono elettrici, 15-16 aprile arriveranno altri 3 nuovi bus elettrici del comune, oltre ai 2 che stiamo già utilizzando. È una rivoluzione il fatto che si possa pagare il biglietto con un'app, è assolutamente una rivoluzione il fatto di poter sapere adesso in fermata quando arriva l'autobus, oppure tu sei a casa, hai la fermata vicino, vuoi sapere quando arriva l'autobus, invece di arrivare molto tempo prima, arrivi in tempo. Sono tutti sistemi che ci consentono da un lato di migliorare l'esperienza di viaggio del passeggero, dall'altra di efficientare il servizio. Io tengo a ripeterlo, il servizio non è un servizio perfetto, nel senso che noi dobbiamo certamente ancora aumentare il numero di autobus su strada, aumentare le zone coperte dal servizio, aumentare la frequenza di servizio, e questo lo faremo gradualmente. È ovvio che tutto questo ha un costo elevato, quindi laddove il budget ce lo consenta, ma è ormai un processo irreversibile, proprio perché l'ambizione di fare in modo che il servizio di trasporto pubblico locale sia molto utilizzato dai siracusani è un obiettivo che noi coltiviamo, in cui crediamo moltissimo, in ottica ambientale, energetica, in ottica di migliorare la qualità di vita dei cittadini.